Ok, ora effettueremo la prova del bottone. Come la effettueremo la prova del bottone? Beh, intanto il bersaglio più grande, questo è da 60 cm, e tireremo una serie di 3 frecce o 6 frecce a 15 metri, con lo string ovviamente, con lo string dei 15 metri. E vedremo dove andranno a posizionarsi le frecce. Se le frecce andranno a posizionarsi nella parte destra del bottone, non dovremo fare altro che girare il bottone in senso orario, quindi chiudere la molla, renderla più dura. Se le frecce andranno a posizionarsi, la nostra rosata delle frecce andrà a posizionarsi a sinistra del bersaglio, non dovremo fare altro che ruotare il bottone in senso antiorario, quindi ammorbidire la molla, e le frecce si sposteranno verso il centro. Dovremmo fare esattamente questa prova. Vediamola. Andiamo a 15 metri. Le nostre 3 frecce sono andate a destra, l'altezza è giusta, forse un pelino alte, quindi non dovrò fare altro che abbassare leggermente lo string e dare un giro e mezzo di bottone, quindi chiudere la molla di un giro e mezzo in senso antiorario, in modo tale da spostare le frecce verso il centro. Proviamo. Sempre a 15 metri. Direi che ci siamo come regolazione del bottone. Come regolazione del bottone ci siamo, ancora leggermente alti, la nostra rosata è leggermente alta, basterà scendere leggermente di stringa ancora un po', ma questo sono in fase poi di sistemazione finale, quindi dei mirini e varie distanze. Potremmo tranquillamente mettere a posto. L'importante è che siamo esattamente al centro, a 15 metri, le nostre 3 frecce sono al centro, il bottone è regolato. La prima regolazione del bottone è la prima fiume. Ovviamente vi invito a farlo più e più volte questa regolazione del bottone, in modo tale da essere sicuri che le frecce a 15 metri vanno al centro. Poi vedremo come controllare questa regolazione nella successiva sistema di messa a punto, sempre all'americana, con il metodo RALIS di salita e discesa. Ok, per ora direi che siamo a posto. Procediamo con il successivo passo.